fare. Sei contento? Certo, ma forse è meglio se aspettiamo lui per festeggiare, no? Ma quando torna continueremo a festeggiare? È che i medici devono fargli ancora dei controlli prima di dimetterlo. Sai, devono essere sicuri che si sia ripreso del tutto. Nel frattempo noi... mi è venuta un'idea. Prepariamogli una bella accoglienza, tipo festa a sorpresa, eh? Sì! Ragazzi, ho avuto un'idea. Prendiamo tutto quello che può servire per organizzare una festa a sorpresa per noi. Sì! Che cosa succede? Non è contento? Io... no, sì, certo, sono contento, sì, sì. Ho la strana sensazione che qualcuno sia geloso, senza motivo. È più che gelosia. Ti vedo così contenta per Massimo e mi rendo conto che non proverai mai la stessa cosa per me. Si può sapere dov'è finito mio marito, razza di incompetente e buoni a nulla? Non parli così, contessa. Anche noi siamo preoccupati per la fuga del conte, soprattutto dopo il miglioramento. E che me ne faccio io di un marito sano se è scappato? Lei ha ragione. In effetti lui non può andarsene in giro senza le cure mediche di cui ha bisogno. Potrebbe avere una ricaduta, peggiorare di nuovo. E sarebbe colpa vostra perché lasciate le porte dell'ospedale aperte. Siete dei pazzi! Contessa... non siamo in un carcere. Se il conte se n'è andato è perché ha voluto farlo. Oh, ma che bravo! Come le riesce facile lavarsene le mani? Ma chi vi credete di essere? Non tirerò fuori neanche un centesimo per questo pessimo servizio. Non pagherò niente, neanche quelle cose che gli avete dato lì, neanche le iniezioni, come, ha capito? Qui. E ringrazi la mia generosità, perché non mi va di creare uno scandalo andando a raccontarlo alla stampa. Dovrebbe baciarmi i piedi. Mi può firmare l'uscita del conte? Dove? Qua? Sì. Sì, qui. Le auguro buona fortuna, spero che lo ritroviate presto. Mi scusi, ma adesso devo andare a vedere dei pazienti. Certo, controlli che non scappino, buono a nulla. Dov'è questo stupido? Dove si è? No! Sarà caduto tra le braccia della serva. Oh. Guarda come brillano, riflettono mille colori questi diamanti stupendi. Sì, sono stupendi. Oh. Ora basta! Basta, Boniglia, dobbiamo metterci al lavoro. Prima di tutto li dobbiamo nascondere. Dopodiché facciamo la denuncia all'assicurazione. Poi riscuotiamo. E infine, ops, riappaiono come per magia. Sì, ma non hai calcolato una cosa? La polizza l'ha firmata nostra figlia. E allora che c'entra? Le prendo un documento e mi spaccio per lei. Tanto siamo identiche. Vi adoro. Sì? Mamma, Massimo è scappato dalla clinica. Che ne so, di sicuro è scappato con la serva. Impossibile, figliola. La serva è qui che starnazza come un'oca da quando sa che Massimo è guarito. Dove sarà finito tuo marito? Guarda, l'unica cosa che mi viene in mente è che sia andato da qualche sua amichetta. Ma è uno spudorato, che orrore. Non mi interessa dov'è, l'importante è che non stia con Flor, tanto è ridotto a uno straccio. Mamma, non mi importa dove è andato a finire lui, voglio sapere dove sono i gioielli. Sono spariti davvero, tesoro, è terribile. Eh no, stavolta Lorenzo ha superato ogni limite. Vuoi ci pensa papà a eliminarlo? No, voglio pensarci io.
Senti, mamma, non dite a nessuno della fuga di Massimo. Tanto torna, evitiamo un affare di Stato. Sì, tesoro. Acqua in bocca, buona fortuna. Siamo due geni, Bonilla. Sì. Che coppia. Come sta? Ehi, sei scappato di prigione o dal manicomio? Oh, bei vestiti, eh? Mani curate, unghie impeccabili. Mi sa che non hai mai lavorato in vita tua. Devi essere un riccone che è impazzito, vero? Che ti è successo? Dai, muoviti! Dai, mummia, cammina! Forza! Che forme strane dentro questi ghiaccioli. Sì, belle, nel mio c'è una rana, guarda. Non vorrei scomodarvi, ma ci date una mano, c'è un sacco da fare. Non ti agitare, c'è neanche per te, prendi. Devo portare un po' di vestiti al mio signore, penso che ritornerò con lui. Ah, ascolta, bene. Scusami se te ne parlo in questo momento, ma devo farlo adesso. Non voglio crearmi delle illusioni, perché so che ne soffrirei. Tu ami Massimo, io lo so. No. È così evidente, no, che lo ami. No, per me Massimo non significa niente, è un uomo sposato, non mi importa di lui, davvero. Invece per lei provo grande stima, affetto. Affetto, visto? L'hai detto ora, per me provi solo affetto e al contrario pensi sempre a Massimo, sempre, no, sempre, sempre, no, sempre. Penso come solo no? Ai sì. Miei ragazzi, e penso che Massimo possa essere un buon alleato contro le streghe. Un alleato? Ma che cosa stai dicendo? Ragiona, Florencia, ti prego, come sarebbe alleato? Ha sposato Delfina. E vuoi sapere perché? Per diventare re di Cricoragan. Non dica così. Tu non vuoi vedere come stanno realmente le cose. Suo cugino non sta ancora bene. Che c'entra? Ormai lui è sposato e io non voglio rimanere immobile a guardare in attesa che tu dimentichi Massimo. Flor, dai, vieni ad aiutarci. Sì, dobbiamo mettere le grembiule. Tra quanto arriva? Manca poco. Per caso abiti da queste parti? No, qua no, di sicuro. Ora tu vieni con me. Ho un ponte a 5 stelle, vedrai che spettacolo. Non mi riconosco nemmeno io. Non so che mi hai preso, davvero. Dai, lascia stare, tranquilla, davvero. Aspetta, ti scongiuro, non dire niente a Franco, morirei di vergogna, ti prego. No, ti ho già detto che voglio restarne fuori. Ora vado, ciao. Ehi, non mi hai ancora detto se mi perdoni per quello che è successo. Non ho niente contro di te. Ah, meno male. No, davvero. Se non fosse successo tutto questo, mi piacerebbe essere tua amica. Mi stai molto simpatica. Sì, ma peccato che è successo. Ma che avrei potuto fare? Lui mi ha detto che tra voi non c'era niente, e anche tu. E poi vi scopro mentre vi baciate. Per me è stato orribile, non sapevo che cosa fare. Dai, ora basta. L'hai detto anche tu, non possiamo essere amiche. Ma per me è tutto risolto. L'unica cosa che ti chiedo è di non mettermi in mezzo. Puoi farlo? D'accordo. Allora, mi perdoni. Ah, lo sapevo. Prima o poi ottengo sempre quello che voglio. Bene, ora vado. È un peccato che non possa restare per la festa. Noi due dobbiamo parlare ancora, eh? Sì, però non si arrabbi. No. Capisco tutto quello che mi ha detto, ma per me è molto difficile togliermi Massimo dalla testa. Lo so. Però è solo una questione di tempo. Un giorno riusciremo a stare bene insieme. Sì. Beh, ciao. Ciao. Oh, mamma mia. Ragazzi, non fate così, su con la vita, dobbiamo essere felici per quando ritorna Massimo. Ma quando arriva? Sono stufa di aspettare. Ora arriva, calmatevi. Piantala di fare quello maturo, tu stai più in ansia di noi, si vede. Flor, senti, è passato troppo tempo, perché non lo chiamiamo? Sì, magari, chiamalo. Mi piacerebbe, ma non ho il numero, ricordate almeno il nome della clinica? Sì, si chiama...
Santa Rita. Sì, è una santa. Santa Rita. Maria. Santa Caterina. Santa Maria. Sì, Maria. Oh, se no, sai come arrivarci, sì, lo sai? Sì, che lo so, sì. Allora andiamo, dai. Scusa, e se poi arrivo? Se arriva, voi intanto iniziate. Se quando arriviamo in clinica non c'è, capiamo che è qui e torniamo. Ciao. Dai, ciao. Oh, guarda che belli. Che c'è? Hai per caso la sindrome dello scrupoloso? Guarda, se tu hai sensi di colpa, sei gravissima. No, è che non ho mai ingannato la mia delfina così, senza scrupoli, Boniglia. C'è una prima volta per tutto, no? E poi non ci perde niente nessuno. È solo una piccola bugia a fin di bene, forza. Tu dici? Sì, dico, anzi stradico. E ti dirò di più. Cosa? Liberati di questi sensi di colpa inutili, se no ti tiro un bel ceffone. Ascolta. Cosa? Diamo i soldi, restituiamo i gioielli e non succederà niente. Ora vado a nascondere questa mela. No, lo faccio io, caro. D'accordo, fai pure. Sì, ma tu esci, voglio nasconderli da sola, dai. Dai, ma che ti cambia? Forza, lascia. Dai! Boniglia ha proprio ragione. Che stai facendo, Malala? Ma mi attanaglia il senso di colpa. Rubare va bene, molto bene, Malala, ma non alla propria figlia. No. Che ti importa che è tua figlia? Sei un ipocrita! Gli affari sono affari! L'argento è argento! L'oro è oro! Non c'è niente di personale! Non essere pipona! Dov'è finito il tuo amore materno? Si ruba solo agli estranei, non al sangue del tuo sangue! Fare la moralista, proprio tu! La tua figliola oggi è una contessa, domani sarà una regina e sarà piena di soldi! Questi gioielli sono monetine per lei, una sciocchezza! Vai senza vergogna! Senza vergogna! Che vergogna! Lavati le orecchie, sudicia! Beh, su questo dico che ha ragione! Che schifo! Meno male che ho due buone consigliere. Malala, basta con questi sciocchi scrupoli. Come dice quel detto famoso, chi ruba a parenti ladroni ha 100 anni di perdoni. Ora farei i conti con me. Come calma, hai osato derubarmi? Calma. Mi hai che derubata vuoi? Contieniti quando parli, sei impazzita, che ti prende? Ti sei rimbecillito, pensi che sia una stupida tanto da non poterci arrivare? Mi hai derubata, ladro da 4 soldi. Ma che dici? Voglio sapere dove sono i miei gioielli e guarda che con me non si scherza, hai capito? Aspetta, bene? Aspetta un attimo, volevo solo disporre dei tuoi soldi, entrare nei tuoi conti, nient'altro. Di che diavolo parli? Una perla in più, una in meno? Ma che mi importa? Come a te. Calma, non sei per niente male. Ma che cosa credi, che io sia una stupida? Sei stato a casa mia oggi e toh, guarda caso, i miei gioielli sono spariti. E mia madre mi ha detto che, ascolta tua? Questa, Lippi miserabile è stato qui. Guarda caso, tua madre. A tua madre manca sempre la liquidità. Denaro, soldi, ecco che le manca. Ci avevi pensato? Mamma. La mamma. Va bene, ti ho detto che mi sono andato al cinema. Ho appena finito un cortometraggio, è davvero carino. Sto aspettando che una casa di produzione me lo accetti. Non l'hai visto? Penso di no. Siediti, ho qua una copia. Siediti e rilassati. A proposito, ho lasciato un'altra copia a casa tua, una cassetta azzurra. No? Non importa, la vedrai ora. Preparati, piangerai dall'emozione. Non ci crederai mai. Ci sono io, ho una grinta. Guardalo bene, Lorenzo Production. Bene, 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 caro amico Massimo. Ora conoscerai il lato nascosto della luna, ovvero della nostra carissima e amata Delfina Santillán Calderón de la Hoya. Ma com'è scomparso? È impazzito! Si tratta del mio signore, il conte di Crecoragan! Ci sarà un errore! Purtroppo no, il conte de la Hoya se n'è andato senza aspettare di essere dimesso. Senza vestiti? E la mia con la signora contessa? Dov'è finita la contessa? Se n'è andata.
Dove? Non lo so, non me l'ha detto. Siete soltanto degli irresponsabili. In questo momento il mio signore sarà vagando per le strade, confuso, senza cibo, senza vestiti. Qualche delinquente potrebbe averlo rapito, o peggio ancora, potrebbe averlo malmenato. E a voi non interessa niente. Signore, certo che ci importa, ma la contessa ha firmato l'uscita e... Certo, certo, e voi siete qui tutti tranquilli, non è vero? Senta, mi dispiace, vorremmo anche noi che tornasse per continuare le terapie necessarie. Questa è una clinica seria. Se questo fosse un posto serio, a quest'ora stareste sicuramente tutti in allerta, a cominciare da lei. Incapace! Il mio signore è fuggito! È fuggito! Cosa? Che vuoi dire? Ma quello ci ha detto! Che c'è? Dov'è Massi? Che è successo? No. Niente, l'hanno solo trasferito in un altro reparto, sì, no? Per dei controlli di routine. Sì. Ora stanno esagerando. Quanta confusione per dei controlli. Ora sta bene. Perché continuano ad imbottirlo di pasticche? Andiamo da lui, no. Lo tiriamo su e... No, no, durante i controlli non lo possiamo vedere. Dai, Flora, loro stanno lavorando. Ma allora lo aspettiamo qua. No, no, andiamo a casa. Tra poco torna, no, anche io da qui non mi muovo. Andiamo non a casa, voglio... Signore, se mi aspetti, si ricordi che il mio signore è fuggito. Lo so, zitto, lo so che è scappato, ma lo troveremo. Flor non lo deve sapere neanche i ragazzi, capito? D'accordo, va bene. Dov'è Delfina? Non so che fine abbia fatto. No, Delfina potrebbe parlare, sarebbe... Io aspetto qui per vedere se ci sono novità. Poi torno a casa, eh? Sì, sì, non dire niente a nessuno. No, 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 tranquillo. Arrivo, arrivo, Franco! Eccomi. Che delinquente. Che momenti. Quanti momenti indimenticabili. Forse però... Questo è il miglior momento in assoluto. Preparati, Massimo. Preparati a conoscere Delfina Santillán Calderón de la Hoya. Tua moglie? Mia moglie. Eh già, è così. È stata sposata con me. Come molto oggi? Tempo prima che con te. Questa è mia moglie il giorno del mio matrimonio. La riconosci? È bella, vero? Bene, bellissima. Noi ci salutiamo con questa immagine. Non parli, sei scioccato. Un abbraccio, amico. Ciao. Ci vediamo. Ciao. Bye bye. Sei meschino. Che meschino. Ma per favore. E lasciarmi fuori dalla tua fortuna cos'è? Tu sei generosa, giusto? No, non è stata colpa mia, c'è stato un errore della filiale. Hanno avuto problemi con le firme, ma risolverò tutto. Ah? Ma non puoi farmi questo proprio ora che stavamo per vincere. Ho sentito bene, stavamo, sicura? No, perché fai di tutto per lasciarmi fuori. Non è vero. Ah, no? Che intenzioni hai? Ho fatto un bel po' di copie. Di una montagna di copie. Ma devi stare tranquilla, eh? Perché se risolvi la questione della banca, dei conti e tutto il resto, io... Te lo giuro, sì. Faccio una strage. Spariranno tutte le cassette, tutte le copie. Sì? Sì. Ci penso io. Con permesso. Finché non mi dai l'accesso ai tuoi conti, non vai via. Greta, per favore, fai di tutto per distrarre i ragazzi. Canta, balla, recita, qualsiasi cosa. Sono stufo di aspettare. Ja, mein Kind, ci ha dato latte, non stare preoccupato tanto. Ma chi si preoccupa? Chi? Dimmi. E Massimo? È in tasca? No, magari è ancora in clinica. Devono, non lo so, devono fargli altri esami. Comunque starà bene. E i ragazzi? Ah, non ce la fanno più, ma sono con Greta. Stanno bene, stanno bene. Ehi, stai tranquillo, va bene. Bene, che strano, ancora esami. Massimo è scappato dall'ospedale, non c'è più, è sparito. Di fare il buffone, non ti è il caso. Abbassa la voce, te lo giuro, non c'è. È scappato con addosso il pigiama, non si sa dov'è. Sei serio? Sì, sì. Piano, abbassa la voce. Massimo non è uno stupido. Magari sarà andato a trovare un'amichetta, sai com'è fatto. Non devi dirlo né a Flor né ai ragazzi. No, va bene, ma che facciamo, che facciamo? Non è la più valida idea, anzi no. Cioè? L'agenda di Massimo, dobbiamo trovarla e chiamare tutti i suoi amici. Ma se non lo troviamo, mi dici che facciamo? Zitto, usciamo e aspettiamo Evaristo, ce l'ha lui l'agenda. Nervosa, contessa? Cretino. Tu invece mi sembri tranquillo, troppo tranquillo. Non è che hai nascosto i miei gioielli qui in casa? Non fare la bambina. Che... Come mi richiamate dopo? Contessa, carina. Contessa. Contessa. Beh, gli dica che mi chiami subito. Contessa. Perché ho bisogno contessa, di quei documenti. Baby, non sai ora, che cos'è fare. Che non capisce?
Non ti innervosire, ti si abbassano le difese immunitarie, poi ti ammagni e diventi brutta. Ti prego. Perché? Contessa. Perché mi fai questo? Perché mi fai soffrire? Non capisci che sto male? Non capisci che da quando mi sono sposata soffro soltanto? Non ti rendi conto che ero in un paese distrutto e pieno di macerie, molte macerie, e che stavo male? Non ti rendi conto che devo curare un malato e non posso fare shopping? Che non sono riuscita ad andare ad una sola sfilata e non so chi andrà di moda quest'anno e ci sto male? E tutto questo lo sto facendo per noi, perché sono io quella che dà anima e corpo, sono io quella che si sacrifica! Come tu, tu ti sacrifichi, e io? Ti rinfresco la memoria? Ti rinfresco la memoria, come... Sì, sì, un pochino, sì, in effetti qualche volta. E no, cara mia, sì. Sempre. Sì, va bene, sì, perfetto. Ci sei sempre stato. Perché mi odi? Perché mi tratti così? Io sto facendo molti sacrifici perché possiamo godere della nostra fortuna. Ma perché mi odi? Scusa, ma non mi fido, contessa Ippi. Se mi tratti così mi fai soffrire tanto. Contessa della Hoya, dica. Perfetto. Quindi il signor Lorenzo può già ritirare i miei soldi. Grazie. Fatto. Hai i tuoi soldi. Ora dammi le cassette. Molto dai, bene. Dammele. Sì. Le cassette, certo. Beh, devo prima essere sicuro che tu non mi stia mentendo e che sia tutto a posto. Poi parliamo delle cassette. Vai. Bene. Dubito molto di te. Non sai quanto. Anzi, io credo che i gioielli siano proprio qui, o no? Non sono qui, nascosti da qualche parte? Ora basta, mi hai stufato. Vuoi sapere dove sono? Vuoi saperlo? Sì che lo voglio. Davvero? Certo che sì. Ora vedrai. Shh, zittina. Ciao, idiota. Dimmi dove sono i gioielli e non mentire. Innanzitutto, non ti permetto di mancarmi di rispetto, genero da strapazzo. Seconda... io non so niente di questi gioielli belli, bellissimi. Mai visti e mai li vedrò. Perché? Perché non li conosco. Terzo, basta. Smettila di accusarmi di falsa testimonianza. E quarto, nello studio. Sto nello studio. Smettila di fare il pagliaccio. Vorrei ricordarti che l'unica persona che può prendere i soldi della polizza è Delfina. Fai la cosa giusta. Tua madre, non so, ma Bonilla di sicuro. Io lo strozzo. Come si permette? Lo uccido! Io non c'entro. No, io non c'entro. No, no, io non c'entro. Amore, mia moglie e mia regina, sei in guai seri. Che è successo, caro? Ha appena chiamato Lorenzo e niente, sospetta. E come se non bastasse, ora sono sicurissimo che i soldi della polizza li può prendere solo la piccola contessa. No! Sì, invece. Lo sapevo. Sapevo che non potevo fare questo a mia figlia. È colpa mia. Colpa mia. Dai. È solamente colpa mia. Ehi. Io ho commesso questo errore. Io... Smettila di colpirti. Ti fai male? Che succede alla mia mogliettina diabolica? Andiamo a vendere i gioielli, altrimenti restiamo senza soldi. Alzalo! Questo tuo sedere malefico! O soldi o morte! Ora mai più! Andiamo, su! Ma sì, Bonilla, hai ragione, amore mio, brillante. Vado a farmi bella, ci metto 5 minuti, poi possiamo uscire. Congelati! Dove sono i gioielli? Non ti fidi di me a tal punto, Malala? Va bene. Altrimenti chi lo fa il lavoro sporco se non tu, amore mio? Non offendere. Dimmi subito in quali posti di casa hai messo le copie. Guarda che se qualcuno le scopre è la nostra fine, quindi dimmelo. Allora? No. Non... Accidenti, mi dispiace, ma non mi ricordo, te lo giuro, io non... sono desolato. Tranquilla, intanto controllo che sia tutto in regola, sai, i tuoi conti, tutto il resto. E poi parliamo del video. Che te ne pare? Bella idea, no? Andiamo. E se qualcuno intanto lo trova, e idiota? Troverà. E non toccarmi i vestiti, voglio fare bella figura in banca. Forza. Andiamo. Oh, mio signore. Signore, dove sarà andato a finire? Da dove sei entrato? Ti aspettavamo fuori. Dalla cucina, come sempre. Ci sono novità? No, ma abbiamo bisogno dell'agenda di Massimo. Ah, no, ci sono informazioni private. Io non posso. Senti, vuoi che lo troviamo o no? Per farlo ci serve l'agenda, ti scongiuro. Mm.
Grazie. Bravo. Io vado in palestra perché qui possono scoprirci. Ma... resta qua se mai chiama Samson. Ma non voglio aspettare, voglio fare qualcosa. Allora chiama questi numeri, va bene? Ma tu tranquillo, non far vedere che sei angosciato, ti prego. Angosciato? Come se fosse tanto facile sopportare l'attesa. Mi raccomando, Flor non sa e non deve sapere, neanche i ragazzi. Conta su di noi per qualunque cosa. Grazie. Massimo in piena fuga per la città, ma è una tragedia. Scendo subito in strada. No, no, e Valentina, finché non lo Valentina, trovo... Valentina, calmati, ascoltami, tu resti qui con me, eh? Non vorrei che ci mettessi nei guai. Ehi, non mi offendere, quando mai ti ho deluso? Dimmi. Basta, dobbiamo sbrigarci, da dove cominciamo? Ora stampiamo questa foto e tappezziamo la città. Lasciamo il numero della palestra in caso chiamassero qui, ok? Ci penso io. No, ci penso io. D'accordo, io prendo il furgone di mio padre e faccio qualche giro. Tanto è qua vicino, no? Dai, ti accompagno. Franco, e io che faccio, eh? Tu allora fai i numeri di telefono. Chiama Nicholas. Excuse moi, succede che Massimo Augusto Calderon della Hoya è sparito e je ne sais pas che... merci, ho un'altra chiamata, ciao. Pronto? Ehi, sono io. Ci sono novità. Ma che, ho quasi finito con la lista che mi hai dato. Quella con le ambasciate, ma niente, niente. Va bene, stai calmo. Se sei nervoso, lavori peggio, capito? E chi è nervoso? Chi? Guarda tu se mi devo innervosire perché Massimo è scappato dalla clinica. È sparito e gli può succedere qualcosa di male. Come è sparito? Digli di no. Nega tutto. Nico, dov'è Massimo? Beh, ecco i miei piccoli gioiellini belli. Ora Papino vi porta al mercato nero e ci ricava moltissimi soldi. Mi dispiace, Malala. Occhio per occhio, occhio al quadrato. Non dovevi metterti contro un grande come me. Che pensavi di fare, Boniglia? Io? Come? Perché? No, sì, ho capito. Insetto ladrone. Topo truffatore, moscerino dispettoso e inutile. Pensavi di rubare proprio a me in casa mia, amore? A me, a Malala Torres Oviedo, la regina delle truffe. Per nientissimo, Malala, non è come pensi tu. Sono stufa degli uomini che si inventano sempre le stesse scuse. Spostati, razza di delinquente. E dammi questi, sono miei, soltanto miei. Floricienta, per quanto continuare a camminare su e giù, signor Conte non viene lo stesso. Lo so, Greta, ma io non capisco. Insomma, invece di farlo uscire dalla clinica, i medici lo sbattono da un reparto all'altro come un pacco. Dovrebbe riposare, insomma, dovrebbe stare qua. Nai, essere per prevenire, solo un controllo. Ma quale controllo, Greta? È più giusto che stia con le persone che gli vogliono bene, con i ragazzi. Ti mancare molto, signor Conte, eh? Piantala, Greta, per favore. Mi fai arrabbiare quando dici la prima cosa che ti passa per la testa senza pensare. Sei fuori strada. Sono solo in pensiero per i ragazzi che hanno preparato tutto per la festa del... Evaristo. Novità del conte? Forse ci siamo quasi, signorina Florencia. Con permesso, devo andare a lavare le lenzuola. Ehi, un attimo, dimmi qualcos'altro. E questo? Che cos'è? Questo deve essere video di Stregaccia Delfina che è caduto da lenzuola di camera. Perché questa faccia? Niente, ho avuto come... non lo so, ma sarà quello del matrimonio. Ah, se essere di Stregaccia Delfina, meglio non toccare. Tieni, prendilo subito, non voglio neanche vederlo. Sicuramente è un video di quella stregaccia, magari contiene qualche segretuccio, ti immagini? Non sono solito intromettermi nelle questioni altrui, ma comunque grazie, con permesso. No, aspetta un attimo, voglio chiederti una cosa. Dai, dimmi dov'è Massimo, dove l'hanno portato, che gli stanno facendo, in che reparto è, qual è il numero della stanza. Ti giuro che Delfina non si accorgerà di niente. Dai. Non dispongo di questi dati, con permesso. Quanto è testardo. Non me la bevo, dimmi dov'è. Ma è vero, ho un amico che è un amico e il suo amico ha un cugino. Sono stufa delle bugie, sono piccola, non stupida, so che parlavate del nostro Massimo. Hai ragione, d'accordo, siediti. Te lo dico, ma non ti spaventare. Massimo sta bene. Sta bene, ma... ma non c'è.
È scappato dalla clinica, non so altro. Che? Massimo è sparito, andiamo da Flori. No, vieni. Vi scongiuro, mantenete la calma. Ecco, seduti. Gli altri lo stanno cercando dappertutto. Non vi abbiamo detto niente per non spaventarvi, ma Massimo sta bene, tornerà sicuramente. Sarà a casa di un amico, a giocare a carte. E se la strega l'ha rapito? Non c'è neanche lei. Magari se l'è portato a Krikoragan. Ragazzi, dobbiamo far sapere a tutti che lo stiamo cercando. Ragazzi, sì. A Flor no, perché già sta male e peggiorerebbe, a lei no. Visto? È tutto a posto. Posso tornare a casa? Perché grazie al tuo video il mio futuro è in pericolo. Tu stai qui con me e non ti muovi finché non confermano l'operazione, chiaro? E dopo, se vuoi, ci prendiamo un caffè come ai vecchi tempi, eh? Aspettiamo che ci... Non mi va. Hai sentito cosa ho detto? Aspettiamo qui che ci facciamo sapere. Qui va bene. Quanto le devo? Guarda chi c'è, laggiù. Dove vai? Vieni qui. Quant'era? Tenga il resto. Ma insomma... Vieni qua! Che cosa ci fai qui, mamma? Chi stai gridando? Altassista, delinquente, vieni subito qui. Vado, lo acciuffo, lo picchio e torno. Ciao. No. Che coincidenza trovarti proprio in una zona di compravendita di gioielli. Ah, che ti sì? Dice? E tu che fai, compri o vendi, eh? No, non puoi capire perché sei un uomo rozzo. Vado da un parrucchiere qui vicino, fanno certi tagli meravigliosi. E poi c'è la depilazione, manicure, pedicure, tutto compreso. È famoso in tutta la città. Anzi, che vado bello, subito. No. Aspetta. Tocca a te. Ora ti fermi un attimo. Se rispondi, sai qualcosa di Bonilla? Non ne ho la minima idea. Bene. E tu di Massimo? Non so, ha chiamato a casa? No, sparito dalla circolazione. Basta domande, voglio andare dal parrucchiere. No, ora restate tutte e due con me. Sapete che si fa? Ci prendiamo un caffè. Invece sai che si fa? Qualcosa di più interessante. Ora tocca a te rispondere, amore mio. Che ci fai qui all'entrata della banca insieme agli più miserabili? L'hai detto tu, basta domande. L'hai detto due secondi che ci fai? Basta bene. Domande. Sentiamo. Cara mia, mi dispiace. Bene, dai, l'hai basta domande. Tu. Ci prendiamo un bel caffè e parliamo degli affari no, di famiglia in tranquillità. Fermo. Fermati. Devo andare. Pronto, ospedale centrale? Sì, volevo sapere se da voi è ricoverato un paziente di Krikoragan. È un conte, sì. Il conte di No, certo, no. Bene, grazie. Grazie. Pronto? Flor! Sì, dimmi. No, qui no. Di sicuro dall'ospedale andrà a casa. Perché dovrebbe passare da qui, no? Sì, se dovesse passare prima in palestra ti avverto. Ma di sicuro viene direttamente a casa, per cui... Dai, un bacio, ciao. Continuiamo a cercare, su. Dai, Valentina. Dopo quello che mi ha fatto Martin, non torno con lui neanche morta. E poi mi sono resa conto di non essere innamorata di lui. Non mi piace. È una cosa definitiva. Non torneremo mai insieme. Posso dirti una cosa? Ti sta molto bene questo completo. Dici davvero? E poi sì, è di buona qualità. Ma credo di essere ingrassata. Mi tira qui davanti. Ma che dici? Sei matta? Ciao. Non è vero. Scusa. Bene, diceva? Senti, Maria, mi aggiorni su tutto quello che è successo. Intendi qui o su Marina? Tutte e due le cose. Andiamo fuori, così sì. Ti racconto. Non ti azzardare ad aprire la bocca, hai capito? No, bimbo, non sono quella che credi. Pronto? Ah, Franco, solo secondo. Scusa se ti disturbo, è per Flor. L'ha saputo. No, non so di chi parli. Ah, no, scusa, no, pensavo che mi volessi parlare di quello che era successo a Massimo. Ma che cosa gli è successo? È sparito, è scappato dall'ospedale, non sappiamo dov'è. Stava bene, ma non tanto da camminare. Ci aiuteresti a cercarlo? Sì, ma che cosa dovrei fare? Non saprei neanche dove cercarlo. Neanche noi, ti prego, sei suo cugino, lo conosci meglio di chiunque altro. Veramente, siamo disperati, non sappiamo più dove cercare. E Flor come sta? No, Flor non lo deve sapere, per favore, non dirle niente. Perché no? Sai com'è Flor con Massimo, non vogliamo causarle altro dolore. D'accordo, non preoccuparti, ci penso io. E sta tranquillo. Ciao. Salve, tutto a posto? Stiamo chiudendo. Ne è proprio sicuro? Con quello che ho qui, non vorrà più chiudere per tutta la vita. Prego. Vediamo. Pensa che sia pazzo, eh? Sono pietre piccole, ma valgono molto. Sa, erano di mia nonna. È passata la miglior vita. Nonnina,
dovunque tu sia. Ti chiedo scusa, scusa. Attento, mi fanno venire in mente lei, vede? Me ne devo liberare. Allora? Sono false. Una buona imitazione, ma false. Che cosa? No, non può essere. Odio Cricco Ragagna. È sicura? Faccio questo lavoro da 20 anni. Tanto lavoro! Il mio, non il suo. Tanto sforzo psicologico, fisico, emotivo per riuscire ad avere dei gioielli falsi. No, sforzo nel senso che mi sono sbrigato per arrivare qua prima della chiusura. Ma ho bisogno di soldi. Beh, qualcosa valgono. Posso darle qualcosa per l'acciaio, il vetro, la manodopera. Qualcosina, non tanto. Sul serio? Sì. È tutto quello che mi ha detto Marino. Mi dispiace. Sinceramente, credo che non ti convenga insistere. Sarebbe come sbattere 1000 volte contro uno stesso muro. Sì, ma non ce la faccio a smettere di lottare perché la amo. E vorrei che capisse che sono assolutamente pentito di quello che ho fatto. Ma forse lo capirà meglio con il tempo, non credi? Lo sai, sei un genio. Te ne esci sempre con queste frasi che mi fanno impazzire. Ehi, ma che hai? No, niente. Grazie. Sei carino, davvero. Sì. Mi piace molto parlare con te. Ti apri con me, sei intelligente. Mi sento a mio agio con te. Ehi, mi senti? Scusa, ero sovrappensiero. Ancora Marina? No, pensavo a te. Cioè, voglio dire che mi piace parlare con te. Se vuoi, domani puoi passare a casa mia. Chiacchieriamo un po'. Certo, mi piacerebbe. Dai, andiamo adesso. Sì. Non è possibile, alla fine l'unico che non sapeva ero io. Mi tenete sempre fuori. No, Martin, non è così. Ora, l'importante è che torni, no? Con la foto che ci ha dato Evaristo, la faccia di Massimo sarà ovunque. Oggi ci sarà la notizia al telegiornale, qualcuno lo vedrà. Certo che lo vedrà. Ci saranno approfittati di lui perché è debole. Che facciamo se lo hanno rapito? Thomas, non pensarci neanche. Senti, forse lo dovremmo dire a Flor, che dici? Già. Sì, ma starebbe troppo in pena e noi non vogliamo che stia così. Hai ragione. Finiamo i cartelli, no, coraggio? Sì. Avanti. Ragazzi. Non ce la faccio più. Sono gli esami più lunghi del mondo. Li stanno analizzando persino i capelli. Dov'è Evaristo? Non è passato. No. Che hai, Nico? Lasciatica. 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 La notizia del mio signore. La notizia? La notizia, perché i medici della clinica parleranno della diagnosi in televisione. Che bello, no? Vuol dire che, insomma, è importante. Ma se hanno finito, allora sarà qui da un momento all'altro. Devono fargli altri esami. Manca poco. Certo. Ed ora un appello urgente. Si cerca questa persona. Ancora con quella cassetta, Evaristo, sei fissato. Mi sono dimenticato di posarla. Flor, finalmente ti trovo. Devo dirti una cosa. No! Perché no? No, per secondo, mi sembra fuori luogo parlare di cose intime davanti ai bambini. Non è corretto quello che state facendo. Da che cosa state proteggendo, Mi spiegate di cosa state parlando? Che ti vogliamo bene. Sì, è vero. Adesso basta, Flor. Massimo è sparito dall'ospedale. E nessuno sa dov'è. Che? Flor, non per il mio bene! Mi avete mentito per il mio bene! L'avevo detto! Ve l'avevo detto! Ascolta, Flor, non volevamo che soffrissi. Speravamo di trovarlo senza che tu... Non volevate che soffrissi, ma non capite? È pericoloso che stia in giro da solo! Ho capito. Sono state le streghe. Le streghe ma devi stare molto attenta con Lorenzo. Ditemi dove lo nascondete. Che cosa vuoi? Dov'è Massimo? Dove lo tenete? Mio marito è sparito, l'ho cercato dappertutto. E ora tu mi stai accusando, come osi? Ti accuso perché so di che cosa sei capace. Basta, Flor, calmati, calmati. Dovrei vedertela con me, non lo dimenticare, chiaro? Basta. Aspetta. Bene, bene, giovanotte, bambini, salite su in camera, per favore, su. Avanti, ma io voglio sono restare. Cose da grandi. Coraggio, in camera. È una stupida cattiva. Sì, va tutto bene ora. Ma dov'è finito? Devo trovarlo, a costo di cercarlo per tutta la città. Devo chiamare tutti quanti. Calmati, calmati. Come faccio a calmarmi? Beati voi che ci riuscite, perché non me l'avete detto? Senti, abbiamo già cercato dappertutto. Non dappertutto, perché non l'avete trovato. A posto, finalmente i ragazzi sono in camera. Sono disposto a collaborare in qualunque modo. Allora va e trovalo, per favore. Uffa, non mi risponde nessuno. Pronto? Avete visto per caso un conte?
Franco, negli ospedali non c'è. Tu hai scoperto qualcosa? No. Vuoi che ti aiuti? Hai bisogno no, di qua... No, tanto comunque non mi hai aiutato finora. Ehi, ma che ti prende? Ti stavo solamente chiedendo... Perché non mi lasci in pace, per favore? Perché non torni da lui, visto che ci stai tanto bene? Che succede? Niente. No, niente. Continuiamo? Sì. Che succede, figlia mia? Il video qui non c'è, mi ha mentito, non Dai, calmati c'è. Ora, tesoro. Tranquilla, figlia mia, sta tranquilla. La serva è così sboccata. Ma tu riesci sempre ad essere una signora. È proprio per questo che sei diventata contessa. Non fare passi falsi proprio ora. Io l'odio, la odio con tutto il mio cuore. Certo. Mi ha preso per il collo, mamma, la odio. Ma me la pagherà. Mi voglio vendicare. Succedono tutte a me. Già. Al colmo. Per un giorno che sto fuori casa, in casa mia, mi rubano i gioielli. È troppo. Beh, amore, tranquilla, il colpevole si troverà, no? E comunque suppongo che fossero assicurati, giusto? E questo? Che cos'è? Cos'è questo? Cos'è? Sei stata tu! Bene, grazie. Niente, niente, non ci posso credere. Tutto bene? Sei stanca? Vuoi un altro caffè? Qualcosa? No, grazie, sto bene. Sei molto dolce, sai? Beh, è quello che dicono di me. Sì, ma sei molto buono con me, mi sei stato sempre vicino e è per questo che sto così bene con te. Avevo bisogno di tempo, ma ora lo so. Cos'è che sei? Che non voglio più soffrire e che voglio essere felice, tranquilla, stare bene. Non ti seguo, scusa. Che vuoi dire? Che voglio stare insieme a te. Olivia, quanto ti amo. Pronto, casa Martinez? Senti, Flora. Salve, per caso avete visto un conte in pigiama? Glielo dici tu, per favore. Ah, non bene, grazie lo stesso. Flor, basta, Flor, ti prego. Flora, prego, non Flora, ha senso. Non può prendere l'elenco telefonico e chiamare chiunque. Lo so, chiunque. Per me. Casa Mendes. Salve, per caso avete visto un conte in pigiama? Flora. Attaccato, ma che maleducato. Mi ascolti un Flor, attimo, Flor, per favore. Flor. Che c'è? Basta, ma insomma... quello che fai è ridicolo. Insomma, è assurdo consultare l'elenco e chiamare chiunque. È una cosa da pazzi. Ma è occupato. Dobbiamo semplicemente ragione, aspettare. Secondo, tutto dobbiamo solo aspettare. Volete stare zitti? Ora andatevene e lasciatemi continuare finché non chiamo guarda, quando tutta fa così... la nazione. Non la smetto. Quando fa così non ascolta, non capisce. Andiamo. Ecco, andate, andate, andate tranquilli. Pronto, casa musica? Sì, per caso avete visto un conte? Ah, va bene, la ringrazio. Oh, uffa, vediamo. Moretto. E questa cassetta? Un altro video. Non sarà un messaggio?